Con il filmato di Pedagogica TV di oggi desidero provare a condividere con voi una riflessione che portavo avanti con, come consulente, come operatore di monitoraggio di servizi in ambito psichiatrico. Lo faccio perché ritengo che sia importante, che teniamo sempre presente una riflessione che in verità non è sufficientemente diffusa a mio parere, che riguarda un'attività di autoriflessione, di supervisione che è necessaria e indispensabile nell'attività professionale che gli educatori e i pedagogisti hanno bisogno, di cui i pedagogisti e gli educatori hanno molto bisogno, che è appunto un'attività di monitoraggio o un'attività di supervisione. Perché è necessaria? Perché non siamo operatori della catena di montaggio, cioè non siamo operatori del decoupage, per quanto molti di noi utilizzino come strumento il decoupage o altre attività di tipo cosiddette creative nella loro attività professionale, ma non è l'oggetto del nostro fare, non è il senso del nostro fare, non si tratta di insegnare qualcosa, o almeno non si tratta soltanto di insegnare qualcosa. L'attività che noi svolgiamo è un'attività, per esempio, da parte di chi opera in ambito psichiatrico. Un ragionamento di questo tipo è esattamente uguale per tutti i colleghi che operano, che si trovano ad operare in settori di altra natura, con persone, con minori, con persone che vivono una condizione di handicap o con altre categorie di persone. Bene, fare un'attività, il fare dell'educatore, il fare del pedagogista, non è un fare senza senso. Però può capitare che nello svolgere la propria professione con continuità, senza, come spesso succede, un'adeguata progettazione che non sia una riprodurre burocraticamente i materiali degli anni precedenti, che non sia far finta di compilare questionari di valutazione, di far compilare questionari di valutazione ai tuoi utenti o pazienti, insomma, bene, può capitare che l'attività del pedagogista diventi, o dell'educatore, diventi più simile ad un'attività della catena di montaggio, per cui uno produce dei risultati, produce delle cose e poi va via. E questo ha due conseguenze: da un lato svilisce sul piano individuale, come devo dire, rende meno interessante, diventa meno gratificante il lavoro stesso dell'educatore che va a svolgere questa attività, e dall'altro lato genera anche un problema di riconoscimento sociale, per cui il pedagogo non si capisce per quale motivo dovrei utilizzare un operatore, per esempio laureato, in un'attività di questo tipo, quanto poi, insomma, più o meno un po' di manualità ce l'hanno tutti e posso utilizzare un operatore qualsiasi. Allora, se è vero che c'è un problema di indirizzo nell'attività formativa che gli educatori pedagogisti, devo dire, mediamente trovano dentro l'università, è pur vero che non è tutta colpa dell'università, ma che c'è bisogno che gli operatori, quando non vi provvedano le stesse strutture, gli stessi coordinamenti dei servizi di riabilitazione, piuttosto che delle strutture residenziali o semiresidenziali per minori, eccetera, allora bisogna immaginare percorsi in cui ci si pone spazi, da un lato, di confronto, perché evidentemente è necessario confrontarsi sui temi connessi con l'attività quell'attività che viene a svolgere, e dall'altro lato di ricerca, individuazione, definizione di buone prassi, di modalità per affrontare problematiche che sono sempre diverse, perché ogni volta che lavoriamo con un utente, quell'utente è sempre diverso da tutti gli altri, e le esperienze messe in comune consentono di produrre comunità di prassi che ci consentono di aiutarci nella nostra attività professionale. Terzo elemento, perché è necessario tenere bene stretta una barra
di riflessione sul senso, nel senso della direzione, dove andiamo, verso la catena di montaggio, verso l'accompagnamento delle persone, questo nel senso del senso, del verso, nel senso di significato, del motivo per il quale noi siamo qui, come operatori, come persone che vengono retribuite normalmente in maniera insufficiente, qualche volta in maniera indecente, ma che vengono retribuite, persone che stanno lì per lavorare e che lo vogliono fare in maniera da accompagnare, a far crescere le persone. Questo è fare educazione. Allora, tutto questo dentro un ragionamento che è dentro una chiara consapevolezza che fare educazione vuol dire fare. La differenza principale, direi, fra chi fa pedagogia e chi fa attività di altro tipo, per esempio la psicoterapia, è che chi fa pedagogia fa, non interpreta, chi fa pedagogia fa, non parla, naturalmente parla anche, non siamo operatori muti, ma l'oggetto dell'attività, il metodo è connesso con un'attività e questa attività è orientata verso la crescita delle persone, una crescita, un accompagnamento che evidentemente dell'operatore accanto alla crescita, all'accompagnamento della persona in educazione, in percorso di riabilitazione, che anche la persona, così come la persona che ci chiede consulenza nell'ambito, per altri versi e con metodologie diverse, nell'ambito dell'attività di consulenza psicopedagogica rispetto per esempio alla consulenza genitoriale o piuttosto che all'attività che svolgiamo a supporto delle famiglie e delle coppie. Allora, questo tipo di strumenti, questo tipo di armamentario, quello della supervisione, del monitoraggio, della autoformazione, è uno strumento indispensabile per chi voglia svolgere la propria professione con qualità. Costerà qualcosina e a mio parere molto utile che venga svolto da un collega pedagogista piuttosto che da altri professionisti, e deve essere anche un collega bravo, un collega che sia in grado di aiutarti, un collega che abbia le idee chiare prima di tutto sulla sua identità professionale, in modo tale da poterti confrontare con qualcuno che sa dove desidera andare, un collega che non sia una persona che lavora nel tuo servizio, perché evidentemente il fatto di essere al di fuori del servizio, di non operare in maniera diretta nell'ambito del mio servizio assistenziale ed educativo, ti consente di guardarlo dall'esterno, di restituire delle visioni, una visione che non è dentro coinvolta emotivamente nelle dinamiche, e quindi di dare uno sguardo più distaccato che aiuta a crescere dentro il percorso che 4, 5, 6, 7 persone, 10 persone desiderano darsi nell'ambito della loro attività di crescita di professionale. Grazie a te.